Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi faccio vedere quello che per me è un trade di qualità elevatissima, per me è il trade perfetto, il pattern perfetto. Ne abbiamo già parlato più e più volte, però adesso c'è l'aggiunta anche del volume profile, quindi che dà quel piccolo pizzico di confidenza in più che non guasta. Partiamo dal giornaliero, ok? Quindi analizzi la price action del giornaliero e noti che attualmente siamo in una fase rialzista, ok? Anche se poi vai a vedere più indietro e siamo in un mercato veramente laterale, però l'ultima fase è rialzista, qui c'è stato il cambio strutturale, qui si è creata una nuova zona di demand e ci trovavamo qui, ok? Vedete, il giorno della trimestrale, il 13 febbraio. Andiamola a vedere su tempi bassi, perché io con tutte queste scritte non ci capisco nulla, figuratevi voi. Allora, su 10 minuti io devo togliere tutto, usare il bar replay, ok? Vedendo così, qui il mercato era chiuso, ok? Il mercato era chiuso e io vedevo solamente una schematica di accumulazione a ridosso di una zona di demand con un vuoto volumetrico sopra, cioè praticamente tutto quello che dovrebbe esserci. E quando capitano queste cose, diciamo che io il titolo lo metto proprio in cima alla watchlist, è quello che seguo con maggiore attenzione, ok? Perché? Perché insomma sopra c'è tanta liquidità, qui c'è della liquidità dinamica, ok? Qui tanta liquidità statica, sotto abbiamo una zona di demand, questa fascia grigia, e tanti livelli di supporto, quindi io nonostante il gap down, quindi nonostante la trimestrale qui che perdesse il 6%, nonostante la trimestrale negativa, io la seguivo solamente long. Vedete? Questa era l'area, lo spazio che avrei voluto vedere colmato, del vuoto volumetrico, come potete vedere, fino perché 308, perché qui ci sono delle nuove resistenze, anche se era molto probabile che avrebbe, secondo me, raggiunto anche i 310 e questa fascia qui, però ovviamente io devo prendere un target ultimo, target tra virgolette, perché poi non è detto che ci arrivi fino lì, e devo prendere, diciamo, dei target, dei livelli veramente ad alta probabilità che venga raggiunto, ok? Quindi per me 308, ora qui c'è 308 e 16, mi avevo messo proprio 308 tondo, era il livello d'attenzione, ok? Quindi nel caso in cui quest'area viene chiusa, l'area di operatività viene chiusa senza un pullback prima, ha raggiunto il mio target, è stato chiuso il vuoto volumetrico e quindi io non posso più entrare sul successivo pullback, che poi è quello che è successo, vi faccio vedere, ok? Apre, mercato apre e chiude sopra, però io questo titolo, se non erro, lo seguivo sul time frame a 3 minuti, esatto, eccoci qui sul time frame a 3 minuti. Ok, vedete il vuoto volumetrico, tutto qui. Prima di utilizzare il volume profile, io mi sarei spaventata anche di questi massimi di swing qui, ok? Ma vedendo il volume profile noto che non devo preoccuparmene, anzi vedo più che altro, seguendo anche un po' i smart money concept, che questa potrebbe essere liquidità dinamica, ok? Come dicevo prima, liquidità dinamica, liquidità statica, sopra zone di demand. Detto questo, andiamo a vedere a mercati aperti cosa succede. Apre e in sordina, perché rimane al centro del range. Di nuovo, terza candela che buca e chiude sopra la resistenza. Chiude sopra la resistenza, ma non buca i 300, che è il tondo per eccellenza, ok? Ma cosa succede? Io in altri casi mi sarei anche preoccupata dei 300, ok? Li avrei segnati. Però in questo caso, vedendo il vuoto volumetrico, credo che non debba proprio preoccuparmene, ok? Penso questo. Ma andiamo avanti e vediamo che la candela successiva crea un nuovo massimo, anche se un po' troppo timida, ok? Timidamente. Candela successiva invece che ci fa vedere proprio che non è per niente timida, anzi sta andando a chiudere completamente il vuoto volumetrico, quindi l'area di operatività per me. Ancora non l'ha chiusa, come potete vedere, e quindi io da queste parti inizio a pensare ad un possibile ingresso long, ok? Vediamo che succede. Ritraccia, ma non raggiunge
il mio ingresso. Non raggiunge il mio ingresso e chiude l'area di operatività. Poi che succede? Io da piano non entro più, ragazzi, non entro più, però c'è praticamente qui c'è una schematica di accumulazione bella e buona sulla zona di demand ed è normale che poi alla fine abbia le carte in regola per poter continuare, però a me non interessa proprio vedere poi che il prezzo raggiunge la mia area d'ingresso, eccola qui, quella che precedentemente era la mia area d'ingresso, ma io non entro ovviamente, e poi il resto è storia. Vedete oggi cosa ha fatto. Ad oggi dove è arrivata, volevo dirvi, qui era dove sarei potuta entrare. Ovviamente queste sono poi operatività in multi-day, queste sono operatività, sono cose che facevo prima in multi-day, sempre tramite schematiche di accumulazione. Cosa potevo fare però? Secondo me nulla, io dal mio canto non devo rimproverarmi nulla perché il mio piano è questo. Magari però altri, perché quando si presentano questi pattern qui, altri potrebbero magari considerare ingressi più aggressivi, ad esempio con la strategia di ORB. ORB cioè che quando rompe tu entri con buy stop e vai. Io non faccio questo perché sono già lenta ad entrare sul pullback, figuriamoci con delle strategie più aggressive e veloci come questa. Io detto questo, spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo nel prossimo. Vi ricordo che ho un canale Telegram, trovate il link in descrizione, condivido tutta la mia operatività e ci vediamo nel prossimo video. Namaste!